Abbiamo il piacere di ospitare oggi il sindaco di Cosenza, sindaco da 2 mesi, e lo ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Lei, sindaco, è stato eletto con un risultato significativo, importante, fondamentalmente su una promessa, e la promessa era quella della discontinuità rispetto al passato. Io sono stato eletto sapendo che avrei trovato una situazione difficile dal punto di vista finanziario, perché è una città che dal 2019 è in dissesto. Non pensavo però di dover approvare un consuntivo, ancora il consuntivo lo approveremo adesso a marzo, ma un bilancio preventivo che prevede già un disavanzo di 11.360.000 euro, che è una cifra significativa per una città che già ha un debito per il dissesto di svariate decine, anzi centinaia di milioni di euro. Però devo dire che ci sono stati dei passaggi e delle iniziative significative, non tanto e non solo dal punto di vista della discontinuità, quanto dell'impegno e della risposta che la città ha dato anche a questo impegno. Intanto dal punto di vista dei servizi, noi siamo arrivati in una situazione in cui in cassa non c'era un centesimo, e dico un centesimo, e però abbiamo garantito una migliore pulizia della strada, una migliore gestione del verde pubblico, una organizzazione anche della gestione della viabilità più ordinata, e abbiamo cercato già di dare un'impostazione diversa rispetto a quella che è una idea di amministrazione della città. La sensazione che si ha però nella composizione, anche nella sua giunta, con cui sono presenti esponenti della vecchia maggioranza, contraddica un po' il concetto di discontinuità, perché lei ha parlato giustamente di un default della città, che è un inedito per la città di Cosenza, ma quel default ha anche delle responsabilità politiche e quindi tutti ne devono rispondere. È un segnale di rispetto della volontà dell'elettorato, perché io ho portato in giunta tutti i primi eletti delle liste che mi hanno sostenuto. Per cui è una casualità che ci siano esponenti della vecchia maggioranza a far parte della mia giunta. Però devo dire una cosa, che l'unico esponente dell'amministrazione Occhiuto che oggi si è in giunta e che quindi ha avuto responsabilità diretta di amministrazione è Francesco De Cicco, che però aveva preso le distanze dall'amministrazione Occhiuto 2 anni prima della tornata elettorale dell'ottobre del 2021. Quindi da questo punto di vista c'era già stata una rottura dal punto di vista politico e amministrativo di De Cicco rispetto a questa espressione. Gli altri due assessori, che sono Maria Teresa De Marco e Massimiliano Battaglia, che erano indipendenti già nell'esperienza pregressa a sostegno dell'amministrazione Occhiuto, erano dei consiglieri comunali che in tempi non sospetti hanno fatto anche questa volta una scelta su un programma di una persona che rappresentava quel programma. Ma l'impressione, diciamo, generale di coloro che vivono in questa città, che la amano, che è quella di una città che è in profondissima. Lasciamo perdere il Covid, che attualmente è un moltiplicatore di sofferenza, ma è una città che non ha più la vivacità civile e culturale che aveva negli anni 90, non ha una informazione, non do i giudizi a nessuno, ottimi giornalisti, tutti i giornali sono rispettabilissimi, non ha un'informazione anche istituzionale che guarda, sembra quasi che le cose si facciano in segreto, cioè che la chiarezza e la trasparenza siano di più una chatroyer, un po' una concessione che il principe dà ai sudditi, e c'è in generale una città che si sta poi, come dire, perdendo la sua centralità. A parte la nostra questione del rapporto con l'area urbana, che francamente
è difficile spiegare a chi non consente perché in 10 metri di distanza facendo la 107 io passo da Cosenza, da Zambano e da Reggio. Siamo come a Reggio. Ma qui è una responsabilità politica collettiva, non soltanto della città di Cosenza, dei suoi sindaci, ma anche della città di Rende e dei suoi sindaci, della città di Castrovillo e dei suoi sindaci. Lei ritiene che questo quadro sia troppo severo? La vita di una città che cresce, che vuole essere punto di riferimento, non può essere solo l'intrattenimento, che è importante perché attira la movida, perché crea la movida, ma deve essere anche quella di un confronto, di uno sviluppo di idee, di confronto, di iniziative, di progetti, di programmi che devono coinvolgere la città e dare alla città un'identità. Da questo punto di vista la cultura crea un argine a questo depauperamento di idee, di proposte che ci sono e che ci dovrebbe essere una città che ha storia e tradizione come Cosenza e che è stata punto di riferimento sia sul piano culturale che sul piano politico per l'intera Calabria e devo dire con un pizzico di arroganza anche del Mezzogiorno. Quindi bisogna, a mio giudizio, ritornare un po' a puntare su questo coinvolgimento culturale della città, quindi rivitalizzare le manifestazioni culturali, ridare vita alla Casa delle Culture, all'Accademia Cosentina, alla Biblioteca Civica, alla Biblioteca Nazionale e soprattutto al Teatro Rendano. Noi dobbiamo fare in modo che ritorni ad essere teatro di tradizione e quindi di produzione, perché l'arte e cultura in tutte le sue varie manifestazioni, può essere la musica, il ballo, il teatro, il cinema, deve essere una fucina di iniziative, perché poi la cultura è anche sviluppo e quindi occupazione e lavoro, oltre che crescita. L'altro aspetto riguardava l'area urbana. Io l'ho detto in campagna elettorale e cerco di realizzare tutto quello che ho detto agli elettori. Alla fine di questi 5 anni io vorrei che fosse completato il percorso per la parte che riguarda la città di Cosenza che deve portare alla realizzazione dell'area urbana, della città di Castrovillo, Zumbano, Cosenza, Rende, anche Montalto, il Saputo, sono aree assolutamente contente, assolutamente legate non solo da un vincolo territoriale ma anche culturale e omogeneo che secondo me non può non essere tenuto in debito conto, per cui come ho detto io Cosenza la vedo come città provincia ed essere motore di sviluppo di una serie di attività che partono dai trasporti ma che riguardano tutti gli altri settori della vita del territorio che deve portare appunto ad un coinvolgimento di un'area molto più vasta, per cui l'obiettivo è sicuramente questo. Io ho avuto un incontro istituzionale che poi da formale è diventato sostanziale con il magnifico rettore, il professor Leone, e ho espresso quella che è una mia idea di coinvolgimento ma anche di integrazione dell'università nel tessuto cosentino. Perché purtroppo credo che il tipo di università che si è creata ad Arcavaccata non abbia creato le condizioni per sviluppare un rapporto sinergico, dico io, simbiotico tra il territorio della città capoluogo e l'università, perché la struttura di campus che caratterizza l'università di Arcavaccata, una delle poche a livello nazionale che ha questa conformazione, ha portato purtroppo a creare un'altra cittadella all'interno di un'area molto più vasta, per cui ci si è come dire, chiusi un poco all'interno anche di questo campus. Invece io credo che sia importante creare, aprire il campus alle esperienze della città, alla vita della città e creare quei rapporti istituzionali sinergici che appunto devono caratterizzare una vita comune dell'università con la città capoluogo. Perché Arcavaccata non è nemmeno un'università, uno può dire sorge sul territorio di Rende, ma non è nemmeno un'università di Rende, perché è vero che porta 30.000 abitanti, cioè, come dire, persone in più nella realtà di Rende, ma che però poi alla fine non vivono la città di Rende, e solo il sabato domenica si spostano, ma sono gli studenti,
Noi non dobbiamo far spostare gli studenti a secondo della movida del venerdì o del sabato sera, noi dobbiamo invece creare un'integrazione di attività, di rapporti tra l'università e l'amministrazione comunale della città capoluogo che devono creare appunto un momento di crescita dell'intero territorio. Non è un caso che per esempio io ho già detto al rettore che ho già dato l'esposizione e abbiamo già formalizzato una richiesta in questi sensi di collaborazione in questa fase importante di presentazione dei progetti per il PNRR di utilizzo delle risorse che ci sono, che sono importanti nell'Università della Calabria. Per cui si creerà questa interlocuzione che già ho annunciato riguarderà anche il PUT, il piano urbano dei trasporti, e il PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, perché essendo uno dei punti importanti per il rilancio anche della città dal punto di vista proprio dell'attrattività rispetto al territorio circostante, dobbiamo mettere mano ad una viabilità che purtroppo abbiamo registrato, ha portato un nocumento per esempio anche al commercio. Certo. Le cose non fatte a Cosenza, che non sono imputabili alla sua amministrazione, sono troppe. Questa incredibile rottura dell'asse stradale viario strategico che dà continuità, ricuce all'urbana, che cosa è? Non è un parco di benessere, è un cantiere aperto e infinito. Il fantomatico museo di Alarico, che insomma di centinaia di milioni è costato, perché è stato pagato l'ex giovane, ha un solo metro, era battuto un giovane, era veramente una grande però adesso abbiamo una mobilità in cui sembra che c'è un sentimento teoricamente condivisibile, l'odio nei confronti della macchina. Purtroppo tutti vorremmo, io non prendo mai la macchina perché abito al centro di Cosenza, però quando la prendo mi sento colpevole di un genocidio. E Silvio, che l'ha preceduta, ha avuto un rapporto forte di ostilità, quasi ideologica nei confronti della macchina. Il problema è che non ha fatto la guerra alla macchina, ha fatto la guerra alla mobilità. Perché oggi è Cosenza è una città che va circondata, va vista, va percorsa dall'esterno e dal mare. Con molta sintesi, e torniamo al tema anche dell'informazione, i cittadini hanno il diritto di sapere che cosa si fa, quando si fa, come si fa. Questo vale per la nuova città e vale per il centro storico, compresi i famosi 90 milioni eccetera, cioè di cui si è persa notizia. No, allora parto dai 90 milioni perché venerdì 21 alle 11.30 avremo un tavolo tecnico con il sottosegretario Bergonzoni che si occupa appunto del CIS Cosenza dei 90 milioni proprio perché siamo riusciti a salvare 40 di quei 90 milioni che fanno parte del CIS e il 15 di gennaio, rispettando quelli che erano i termini dati dal Ministero della Cultura, abbiamo presentato le schede proprio per la programmazione degli interventi del CIS Cosenza. Quindi il venerdì prossimo ci sarà questo incontro con il sottosegretario, quindi con i giovani tecnici del CIS, per avviare la programmazione degli interventi che hanno dei termini molto rigidi, per cui noi abbiamo una scadenza che dobbiamo rispettare. E proprio per rispettare questi termini io personalmente ho chiesto la convocazione di questo tavolo tecnico che è stato adesso convocato dal sottosegretario Bergonzoni. Per cui 90 milioni, 90 milioni. I 90 milioni di euro che sono del CIS Cosenza. 40 milioni. No, si rischiamo dei 90 milioni di perdere 40 milioni perché non erano state rispettate dei termini per la presentazione delle schede. Noi siamo andati al Ministero e abbiamo salvato, dimostrando che non avevamo avuto la possibilità di fare cose diverse, perché ho già scritto i termini prima del mio insediamento, e quindi dimostrando questa difficoltà temporale, siamo stati rimessi in termine, abbiamo recuperato queste schede, le abbiamo presentate tutte quante il 15 di gennaio, per cui i 90 milioni saranno destinati al recupero di molte parti del centro storico.
quindi su questo c'è chiarezza. Dopo il 21 daremo anche informazione di quelli che saranno i cronoprogrammi, che sarà il cronoprogramma. Mi consente una brevissima interruzione. Io le ho mandato, se non di vederlo, un rendering di un tratto del lungo operati. Il rendering è fa diventare reale quello che è l'interrogazione. E con una ristruttura, con una semplice una ristrutturazione delle facciate innanzitutto del lungo Crati, fa da sé che poi non basta la facciata, prendiamoci la facciata. Quello che oggi è uno spettacolo francamente osceno, si vedono tetti cadenti, pericolanti, eccetera, diventa la quinta del centro storico, è un salto di qualità. Allora io dico, vale anche per la città nuova, non si può tollerare che palazzi che sono nell'isola Betonale non vedano una mano di pittura da 100 anni. Posso interromperla per poi invitare, dopo che abbiamo terminato l'intervista, a visionare il mio cellulare sul promemoria di oggi. Lei leggerà, poi darà conferma se dico una bugia o la verità ai nostri spettatori e ai suoi lettori. Se è vero questo, io ho già messo in memoria il piano colore. Che cos'è il piano colore? Se non quello che lei diceva, appunto, dividere per zone, lavorare per zone, per dare dignità, per dare come dire, sfogo al decoro urbano. Noi non possiamo pensare di vivere in una città attrattiva se la stessa non lo è anche da un punto di vista visivo. Assolutamente. E allora c'è, e poi viene tanto. Però le volevo dare risposta anche rispetto ai temi importanti che lei ha sollevato e riguardano, andando all'ultima domanda, a ritroso, anche la destinazione del Giove. Io ritengo sia stata un'opera importante che l'amministrazione precedente ha fatto, quella di acquisirla, di comprarla dalla Regione e poi demolirla. Non sono assolutamente d'accordo sulla destinazione di quella parte bassa che è rimasta nel progetto dell'amministrazione al Museo di Alarico, perché piuttosto che basare la nostra storia su una leggenda, un museo su una leggenda, sono più perché si utilizzi quello spazio per dare concretezza a quello che è una storia della nostra città. Per cui se proprio un museo dovessi ipotizzare io nella mia idea di sviluppo di quell'area, pensare più a qualche cosa di culturalmente più legato alla città che appunto per esempio la storia di Telesio, quindi la storia culturale della città. Ma se fosse possibile io proporrei alla Regione Calabria, perché c'è un vincolo anche di destinazione, perché ci sono anche dei finanziamenti in merito alla realizzazione di queste opere, l'abbattimento anche di quel residuo piano primo piano di quel manufatto destinato appunto secondo il progetto della vecchia amministrazione al Museo di Alarico, perché quella zona io la destinerei a verde pubblico, creerei un'area veramente verde di congiunzione tra la parte storica della nostra città e la parte tra virgolette più nuova, anche se quella è ancora centro storico, di Cosenza. Ecco, la destinerei appunto a verde, perché quello che manca nella nostra città non è soltanto il piano della viabilità sostenibile, ma manca il verde. La crescita di una città ecosostenibile non può essere legata solo alle piste ciclabili, che sono importanti, sulle quali poi vedrò in base alla viabilità quello che è il mio progetto, che non è di ridurre le piste ciclabili, è di aumentarle, ma di renderle funzionali ad una mobilità sostenibile. Non dire abbiamo fatto le piste ciclabili per salire nelle graduatorie delle città ecosostenibili. Noi abbiamo una città che non ha creato nel corso degli ultimi 20 anni, 30 anni, spazi verdi. Questa amministrazione che si pregia da conoscente, si pregia del fatto che ha ricevuto dei riconoscimenti appunto per la crescita ecosostenibile, perché ha creato delle piste ciclabili, non ha piantato un solo albero nella città. Se il cittadino pone mente a quelli che sono stati gli interventi dell'amministrazione negli ultimi 10 anni, si rende conto che Piazza Bilotti è una colata di cemento, meno,
è un ammasso di mattonelle cinesi, non c'è un solo spazio verde. Piazza Riforma, una piazza storica, che poteva essere anche quella, una piazza adibita ad un giardino verde, è caratterizzata da quel materiale che poi ha caratterizzato anche lo slargo che impropriamente si chiama Piazza Rodotà sul viale di Sassi tra le due storie. Cioè, se poi pensiamo a Piazza 25 Luglio, che era vicino a Piazza Cappello, non è stata piantata un albero, non è stato fatto un metro quadro di verde. E quello che è il verde della città, che è il verde della Villa Vecchia, è il verde di Viale della Villa Nuova di Viale Trieste, che è il verde della villa a Via Misasi, è stato abbandonato, non è stato mai curato, non ha mai avuto uno sviluppo. Quindi questa è la mia idea di città ecosostenibile. Sono d'accordissimo, le faccio solo notare che l'unico parco attrezzato per i bambini è il parco Pelliero. Esatto, il parco per lì a Zubiano mi sa se decido. Che è un, che, esatto. I bambini possono. I bambini sono lì, solo lì. Altrimenti no, ma anche perché basta andare a vedere appunto la villa che è sorta al posto del campo storico dell'Emilio Morrone e si vede che al di là di qualche sgangherata altalena e qualche girotondo non c'è assolutamente nulla. Questi spazi vanno rivisitati tutti e non è un caso che io ho avviato un'interlocuzione con l'ordine degli agronomi e con i carabinieri, che una volta era la polizia forestale, per poter avviare, e già abbiamo avuto interlocuzione e condivisione, un piano del verde nella città. Perché noi dobbiamo fare in modo che tutti gli spazi verdi della città possano avere una destinazione organica, come il piano dei trasporti, la viabilità. Non può essere lasciata alla estemporanea idea dell'amministratore di turno. Deve avere uno sviluppo organico. E questa è la mia idea di città. Quindi le piste ciclabili sono state messe dove non possono stare, dove non sono utilizzate dai ciclisti, sono un pericolo per la viabilità, per i ciclisti e per i pedoni. Quelli vanno secondo me eliminati, ma non per ridurre le piste ciclabili, per crearne di nuove in un piano urbano di mobilità sostenibile che appunto rende usufruibile questa struttura, cioè rende usufruibile le piste ciclabili senza creare intralcio alla circolazione. Quindi questo per poi per quanto riguarda i giorni, per quanto riguarda la viabilità, questo è una prima parte. C'era una parte importante che poi ha caratterizzato anche la mia campagna elettorale, che era appunto l'idea di una mobilità sostenibile nella città. Noi l'ho detto, siamo una città che vive di terziario, quindi di commercio, è una città che vive molto delle partecipazione, delle frequentazioni di un'area che non è quella della città, ma è quella tutto intorno alla città della provincia. E noi dobbiamo creare le condizioni perché dalla provincia si possa arrivare facilmente e spostarsi facilmente nella città. Pure a me piace l'idea, che piacerebbe, e il progetto è quella di una città che si muove senza inquinamento, con mezzi che sono mezzi di trasporto pubblici, non inquinanti e di facile utilizzo. Per fare questo bisognerebbe chiudere la città alle auto, al momento stesso in cui arriva alla città, quindi nei punti di ingresso alla città bisogna porre uno sbarramento, creare però dei parcheggi dove si può lasciare facilmente la macchina e avere però dei servizi di mobilità interna alla città rapidi, immediati, che può essere la macchina elettrica, che può essere il bus elettrico, che può essere anche il monopattino o la bicicletta elettrica, una serie di servizi che consentono al cittadino che viene da fuori di Cosenza di prendere un servizio pubblico immediato che lo può portare in tutte le parti della città. È possibile fare questo? Io non credo che questo oggi sia possibile farlo. È un lavoro che dobbiamo fare a lungo termine? Sì, si può fare. Però per fare questo intanto devi organizzare i servizi in questa direzione e creare veramente un'idea di città del futuro che si basa su queste infrastrutture. Ad oggi questo non è possibile. Allora io dico che uno degli errori più gravi che è stato commesso dall'amministrazione uscente è stata quella di distruggere la più importante opera che era stata realizzata dal dopoguerra
in poi nella città, che era appunto il parco, il viale Mancini, il viale Parco, quindi denominato viale Mancini, che Giacomo Mancini non ha realizzato così dalla sera alla mattina, no, Giacomo Mancini ha realizzato con uno scopo ben chiaro, che era quello intanto di eliminare quella frattura, quella barriera che c'era tra la città e il centro della città e il resto della città, che era via Popiglia. Ricordiamo tutti il rilevato ferroviario, che è stato abbattuto per fare una città unica, per ricongiungere una parte importante popolare della città al resto della città borghese. E quindi aveva questo scopo politico, ma aveva una visione. Quando Giacomo Mancini ha realizzato l'isola, ha realizzato il viale Parco, ha messo mano all'isola per un anno. Ha chiuso la principale arteria, che era Corso Mazzini, ma l'ha chiusa nel momento stesso in cui era già realizzato il viale Parco, perché là si rendeva conto che la viabilità urbana aveva bisogno di un'alternativa. Creo l'isola pedonale, all'epoca creo grande divisione nella città la realizzazione dell'isola pedonale. Oggi andiamo a toccare l'isola pedonale, tutti sono bravi a dire oggi che è bellissima l'isola pedonale, ma quando la pensò Giacomo Mancini, la pensò con questa direzione, perché poteva spostare, aveva già spostato, la viabilità sul viale Parco. Oggi si è chiuso viale Parco senza avere un'alternativa. Hai voluto fare il piano del DS. Io dico che questi finanziamenti, perché sono finanziamenti che la Regione ha avuto per realizzare appunto questi progetti di viabilità e di mobilità sostenibile, si poteva realizzare da un'altra parte, perché mantenevi quest'asse centrale che era importante anche per il PEC, il piano dell'emergenza comunale, perché non c'è mai, in caso di calamità non abbiamo vie di fuga nella nostra città, essendo stata chiusa questa. C'è la targa, si poteva però realizzare sulle sponde del fiume Grati. Tu realizzavi lì l'isola del benessere, il parco del benessere, riqualificando e recuperando tutti gli argini del fiume e quindi dare anche un senso alla viabilità, alla navigabilità del fiume, dei fiumi, e creare anche lì una sorta di, come dire, di struttura, di infrastruttura che lega una parte del territorio che non è solo della città, ma che è quella che lega per esempio a Zumpano, che si lega a Rende e che poteva dare veramente uno sviluppo diverso alla città senza andare a intaccare quella che era la principale arteria di mobilità all'interno della città. Cioè, è stato fatto, io sul piano personale di un giudizio vale zero, è una nuova cementata, non è un passo. Assolutamente sì. Perché oltretutto, mentre prima era possibile passeggiare avendo l'ombra degli alberi, adesso passeggiare la fai ampia merda. Sì. Quindi questo è piccolo. Questo rientra nella mia valutazione, che dicevo prima. La città non è che sostenere solo se crede le piste cittadine, ma se fai la verde. Mi avete fatto bene, e non le nascondo, scusa se la interrompo, non le nascondo, se io voglio fare una idea concorso per recuperare anche al verde Piazza di Lotte. Per quello che si è realizzato negli ultimi 10 anni, e sono tutte cementificazioni degli spazi aperti della nostra città. E tra questi c'è pure il Parco del Verde. Presente il sindaco, lei è avvocato. Fai tanti mestieri, perché io poi ho fatto l'avvocatura, ci sono delle cose che si fanno quando si ha interesse a farlo, in generale, non voglio accusare nessuno. L'ultima domanda, perché il colloquio è molto interessante, ma i tempi poi sono preso. Questo benedetto Parco del Malessere, quando sarà completato, qualificato, confermato? Quando? Allora, le dico subito che noi abbiamo cercato di modificare il progetto. Siamo andati alla Regione anche con i nostri tecnici per cercare di avere una variante a questo progetto e cercare di destinarla a quello che più possibilmente si avvicinava all'originale destinazione di quell'area. Non è possibile. Non è possibile perché questo è un progetto regionale che è stato adesso stralciato dal resto del progetto che prevedeva la realizzazione della metropolitana. Adesso c'è questo progetto che riguarda quest'area, da destinare appunto al Parco del Benessere,
che noi dobbiamo realizzare, perché nello stracciare questa parte del progetto originario è stata demandata al Comune di Cosenza la gestione e la realizzazione del progetto, per cui adesso noi abbiamo chiesto anche le ulteriori somme di finanziamento dell'opera per poter riaprire, ripartire i cantieri e almeno cercare di destinarla a quella che era la funzione originaria che era stata data dalla precedente amministrazione. Quindi in tempi ragionevolmente brevi ripartiranno i lavori, appena arriveranno le aziende ripartiranno i lavori e certamente speriamo di completarli in tempi rapidi, perché un'altra cosa che dobbiamo fare in questa città e togliere tutte queste transenne, questi cantieri.